Resta grave la situazione nella striscia di Gaza e secondo Claudette Abash, responsabile di Caritas Jerusalem, è difficile il passaggio dei camion con i mezzi di soccorso alla popolazione della striscia. Ieri a Ramallah, durante la conferenza stampa tenutasi presso l'ufficio del premier palestinese Salam Fayyad, il ministro degli esteri Franco Frattini, nel corso del suo secondo giorno di visita in Medio Oriente, ha spiegato che l'Italia vuole aprire un canale umanitario per curare donne e bambini che sono stati feriti nella striscia. Nei miei colloqui col primo ministro Fayyad, ha detto il titolare della Farnesina, ho innanzitutto confermato l'impegno dell'Italia ad aiutare la gente palestinese e a collaborare strettamente con l'autorità palestinese. Confermo l'intenzione dell'Italia a contribuire al funzionamento degli ospedali, con medici italiani che coopereranno sia a Gerusalemme sia in Cisgiordania, con medici palestinesi e israeliani. È urgente rilanciare il processo di pace, ha detto Frattini, secondo il quale la soluzione dei due Stati è ancora valida, ma deve essere rilanciata, alla luce del nuovo impegno europeo, a collaborare strettamente con gli Stati Uniti. L'unità e la riconciliazione palestinese sono la precondizione per la ricostruzione di Gaza, ha affermato il capo della diplomazia italiana. Per questo il primo punto è riaffermare la piena legittimazione dell'autorità palestinese e cooperare per avere un governo di unità nazionale. Il punto successivo dell'impegno italiano è quello di collaborare alla sicurezza sul terreno, nel controllo dei confini e del corridoio Filadelfi, il corridoio largo 14 chilometri tra Egitto e Striscia di Gaza, aiutando la polizia palestinese, addestrando ma anche impedendo il contrabbando e le attività illegali sui confini. Il terzo punto trattato nei colloqui è il rilancio del processo di pace per raggiungere la soluzione dei due Stati che secondo Frattini è ancora valida alla luce del nuovo impegno europeo a collaborare con gli Stati Uniti. Stamattina a Sharm el-Sheikh il ministro Frattini ha incontrato il presidente egiziano Mubarak, il suo omologo egiziano, ma anche il capo dell'intelligence Suleiman, che informerà sui nuovi sforzi intrapresi dall'Egitto per promuovere la riconciliazione palestinese.